Cari amici, buon pomeriggio. Inauguriamo oggi una nuova veste della lettera dei consigli che diamo ai nostri pazienti per la rivista Media. Lo facciamo con la dottoressa Maria Giovanna Ursino, specializzanda del corso di formazione in medicina generale, che ci darà una serie di consigli su come assumere i farmaci per le malattie della tiroide. I farmaci utilizzati nelle patologie tiroidee sono molto diffusi. È per questo quindi che è necessario avere i giusti consigli. È importante che le compresse di levotiroxina vengano assunte al mattino, a digiuno e almeno un'ora prima di fare colazione, poiché il pasto interferisce con l'assorbimento del farmaco. Oltre al cibo vi sono dei farmaci che rallentano l'assorbimento della levotiroxina. Tra questi farmaci utilizzati nelle anemie, i sali di ferro, i farmaci che utilizziamo per curare la gastrite, gli inibitori di pompa protonica, i sali di alluminio e poi vi sono anche il sucralfato. Inoltre c'è il carbonato di calcio che rallenta l'assorbimento della levotiroxina. Vi sono anche dei farmaci che interferiscono proprio con l'attività della levotiroxina, tra questi i farmaci utilizzati per l'epilessia, farmaci utilizzati per i disturbi del ritmo cardiaco e quelli che utilizziamo comunemente per abbassare il colesterolo. È importante dire che per chi non riesce proprio ad assumere la compressa può utilizzare le nuove formulazioni in gocce oppure in flacone monodose. Cosa positiva è che la soluzione liquida viene assorbita dopo pochi minuti dall'assunzione. È importante comunque che per qualsiasi dubbio ci si rivolga sempre al proprio medico di famiglia. Grazie, arrivederci.